Forse vi sembrerà un po' strano vedere questo video adesso, perché queste immagini risalgono ben a febbraio di quest'anno. E siccome non ero molto pratico, vi spiego fra pochissimo in video che cosa stavo facendo. Oggi non ho neanche fatto un'introduzione per questo vlog, è stata una mattinata veramente tutta di corsa. Siamo appena arrivati a San Candido, perché avete visto, insomma, anche eravamo sulla motoslitta. Io non me lo aspettavo che saremmo saliti in questo modo. Sto facendo delle riprese con una regista di Berlino e il suo piccolo team per le riprese. Stiamo facendo dei cortometraggi per... sono degli incontri con delle persone appassionate di cucina, racconti, ricette. Quindi io andrò a incontrare queste persone. Abbiamo incontrato Mali questa mattina. Adesso non ho la più pallida idea di che andrò ad incontrare. Comunque, quando saranno pronti questi video, vi lascio nelle schede, nell'info box, i link per andarveli a vedere, perché di sicuro sono su YouTube. E niente, sono molto contento. Ero molto agitato stamattina perché... non avevo la più pallida idea di che cosa avremmo fatto, di che cosa avremmo cucinato e chi avrà incontrato. Abbiamo deciso di fare questi video così, però è andata bene, sono contento, ho fatto bene quello che dovevo fare. E niente, qui adesso siamo appunto in montagna, c'è la neve, sta piovendo ma non sta nevicando oggi. È tutto un po' così il tempo, in tutto l'Alto Adige. Stamattina eravamo a Renon. Ho fatto tutto veramente di corsa, stanotte fortunatamente sono anche riuscito a dormire. La cosa interessante della persona che ho incontrato stamattina, ecco, ho veramente visto che in realtà gli Schlutzkrapfen che siamo tutti abituati a vedere, a mangiare, non so se avete presente, sono quelle mezze lune di pasta tipiche tirolesi, ripiene con gli spinaci, un po' di cipolla, poi vengono servite sopra il burro fuso e il formaggio. Ma quelli che mi ha fatto vedere Mali stamattina erano completamente diversi, cioè erano veramente fatti a mano, tradizionali, perché i bordi non erano chiusi, no? Quindi si metteva il ripieno sopra l'impasto steso con il mattarello fino, era anche molto elastico. Poi andava ripiegato, si metteva tutta una striscia di spinaci ripiegato, e poi semplicemente si tagliava con la rotellina, cioè gli spinaci comunque erano a vista. E in pratica non è un problema, perché nell'impasto, cioè nel ripieno, lei cosa ha fatto? Ha messo una miscela di farina e latte, in modo che poi in cottura questi qua non andassero a disperdersi nell'acqua e quindi rimaneva tutto compatto. Cioè io non ho creduto ai miei occhi, ho detto ma questi sono Schlutzer, no, li chiamiamo così, Schlutzkrapfen, e invece vengono fatti proprio così, era incredibile. E quindi in realtà adesso non so che cosa andremo a fare, credo ancora qualcosa di salato. E wow, non me lo aspettavo proprio. Alla fine non dovrebbero esserci troppe differenze. Ecco, vedi, un po' così. Andiamo. Eccola. Li taglia il coltello o... No, li taglio qua con questo, con l'attrezzo, col macchinario, che sono... Lì sono abbastanza tecnico. Così la, sì. La perfezione c'è. Sì, infatti. Wow, che belli. Vedi? Vengono così. Senti, secondo te... Sì. Come mai siamo... In cucina siamo solo maschi? Te lo sai spiegare te? Una mia idea ce l'ho. Ce la sei fatta un'idea? Sì. Facciamo la video ricetta live all'interno del video. La video ricetta, ecco. Sì. La prova del cuoco. I consigli, esatto. E adesso qua. Allora, la cosa più importante di una pasta è che il sugo sia attaccato alla pasta. Che non... vedi, adesso mettiamo il formaggio grigio. Questo qua è uno molto fresco. Sì. Quasi un... cioè, come un... consistenza come un formaggio grana. Sì. Però, cioè, grattugiato. Questo lo giriamo. Che visto... fatto da te sembra molto semplice. È molto semplice. No dai, è molto semplice. Fidati, è molto semplice. Vuoi provarci? Vai. Posso provarci. Qua. Con il nero. Eccoci. È bellissimo. Ora possiamo andare ad assaggiare. Eh sì.
Vi siete accorti come sono bravissimo a fare questi video? Perché io passo da una giornata all'altra senza riprendere nient'altro. No, adesso lo sento che le per... non mi devo neanche avvicinare. Senti, lo sento già da qua. Timo, rosmarino, salvia e un nulla di aglio. No, un bellissimo mestolo. Vero? Hai visto? Un po' ammaccato, sì, però... Sì. E poi bisogna sempre tirarlo fuori dalle cose un po' acide perché s'annerisce. Già. Le riprese per oggi sono finite, era la terza giornata, ho incontrato Greti e abbiamo fatto un piatto che aveva un mélange di sudtirolese, di paesi dell'est, è stato molto carino. Non sono riuscito a raccontarvi e a chiudere la parte di San Candido perché è stata tutta una corsa, anche perché tornato in città a Bolzano poi avevo una cena di compleanno, quindi non ho proprio avuto tempo, avevo un mal di testa da spaccarmi la testa contro il muro, dalla stanchezza, dall'impegno, dalla concentrazione, e anche perché sono ancora a mezz'ora raffreddato, giustamente io quando devo fare qualcosa è sempre così. Quindi è finita la terza giornata delle riprese e io adesso sto preparando da mangiare. Poi in realtà la mia giornata non finisce qua, è tutto un tram tram. E la quarta persona non so ancora chi sia, so dove sarà, andremo a Sant'Ulrich in Val Gardena e io credo che, cioè se non mi sbaglio, dovremmo fare qualcosa di dolce. Non vedo l'ora, anche perché sapete che la mia grande passione sono i dolci. Anouk, vieni qua, vieni qua. Cosa ci fai qua in cucina? Fai la timidona, ma non fare la timidona. Anouk, me la dai un bacino? Dove vai? Mi dai un bacino? No, no. Amore, lei. Come sembra grande la cucina vista qua, in realtà no, io col braccio da qua potrei mescolare quello che sta cucinando. Esattamente. Io sono molto contento di questa esperienza che sto facendo con Veronica per questi brevi racconti, questi documentari, perché è tutto senza copione e non è veramente semplice, ma neanche col copione sarebbe semplice, perché poi devi imparare tutto a memoria o sbagli. Qua non si sbaglia niente, si va avanti, si racconta. Bella, lo sto trovando un'esperienza molto stimolante e per me è con grande onore. Infatti sono onorato che abbiano scelto me per fare questo progetto. Allora, è pronto. Al momento sono 4 puntate, però chissà, potrebbe proseguire. A me piacerebbe tanto se proseguisse. D'accordo, io adesso proseguo, noi ci riaggiorneremo poi. Ma io continuo a guardare sto schermino che c'è sopra la lente, non so perché. Cioè, non so perché sia una tentazione, perché ti vedi mentre parli. E d'accordo, io ci vediamo domenica, quando saremo a Sant'Ulrico a fare i dolci. E chiuderemo poi così questo piccolo percorso. Ciao! Buongiorno, domenica mattina, oggi è l'ultimo giorno di riprese, incontrò la quarta persona, sono ad Ortisei, qui sta nevicando, adesso fra un secondo ve lo faccio vedere. E chissà quale sarà il tema della giornata, io non lo so. Adesso vado ad incontrare Veronica, la regista, e inizieremo subito con le riprese. Adesso vi faccio vedere la vista che c'è, perché io sono salito anche abbastanza in alto su Ortisei, sta nevicando. Questa è la vista che c'è. Oggi sta un po' nevicando su tutto l'Alto Adige, però lui ho trovato la neve solo qua adesso ad Ortisei, perché a casa non stava ancora nevicando. Prima c'era chi faceva le bolle, adesso non più. Non va. Un grasso di per sé, se lo si usa poco, con moderazione, salutare. Ok, io potrei aggiungerlo per esempio nella mia dieta da sportivo. Esatto. Mi farebbe bene. Sì, sì. Per esempio anche a colazione o anche per cucinare. Sì, beh, per cucinare lì, diciamo, per i piatti tipici ok, ma se no ti consiglio di prendere, di usare l'olio d'oliva, sì, oppure quello di colza. Vlog
vloggare mentre si è in macchina e si sta tornando da strade di montagna, fatto, lo aggiungo sulla lista delle cose fatte. Sto tornando già verso casa, abbiamo finito le riprese, è finita questa esperienza bellissima. Mi sono divertito tanto, abbiamo fatto un piatto strabuono stamattina, era questo Kaiserschmarrn, una specie di omelette sminuzzata, tipica altoatesina, fatta solo con ingredienti buoni, farina di grano saraceno, mela senza zucchero aggiunto, servita con lo stracchino alla marmellata fatta in casa. Era una cosa spettacolare. Lei poi era, Yvonne era bravissima, bellissima, simpatica, ce la siamo chiacchierata, stava nevicando, era bellissimo, cadeva come zucchero a velo la neve, l'ho detto poi nel video. Adesso cerco di tornare a casa perché c'è la sfilata dei carri di carnevale, però appunto io, siccome abito in centro nel mio paese, rischio di rimanere bloccato, non riesco ad arrivare a casa mia, quindi devo trovare un posticino e poi pomeriggio devo riuscire. Quindi si conclude qua questo percorso, appena saranno pronti i video, appunto questi documentari che ho fatto in questi giorni, vi lascerò i link nell'info box e nelle schede. Sono contento, io spero che vi piacciono, grazie per aver guardato questo vlog e spero che sia venuto bene. Io non sono ancora molto pratico come fa, non sono bravo come Sistiana, io lo dico sempre, lei è molto brava, ha uno stile tutto suo, è sempre simpatica, intrattiene, lo ascolto volentieri. Io forse ancora non lo so, se mi riguarderei, no dai scherzo. D'accordo, io proseguo qua, mi sta venendo un crampo alla mano a tenere la videocamera alta ma non troppo, perché se arrivano i carabinieri, no scherzo, no non c'è nessuno. Un bacione, al prossimo video, ciao ciao!